Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: la coppia composta da Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ha fatto sognare un'intera generazione. Ecco le ragioni della rottura. La recente separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti rappresenta solo una delle ultime rotture eccellenti nel mondo dello spettacolo. Molte coppie, negli anni, hanno fatto sognare milioni di fan italiani, insediandosi nell'immaginario collettivo, e popolando intere pagine dei rotocalchi di gossip. Tra di esse, spunta l'indimenticata relazione tra l'attore Massimo Ciavarro e l'ex sex symbol degli anni 80 Eleonora Giorgi. I due interpreti capitolini si sono conosciuti durante le riprese del film Sapore di Mare 2, Galeotto fu il set, ed Eleonora Giorgi, reduce da alcune pellicole ad alto tasso erotico, tra un ciak e l'altro ha ceduto al fascino del collega capitolino. Dopo la separazione dall'editore Angelo Rizzoli, l'attrice romana ha convolato a nozze con il fascinoso Ciavarro nel 1993, regalando così una famiglia ufficiale al piccolo Paolo, nato nel 1991. Ma, si sa, anche le love stories più appassionanti possono recare la data di scadenza, e la coppia di attori ha separato le rispettive strade nel 1996. A distanza di molti anni dall'inaspettata rottura, Massimo Ciavarro ha finalmente rivelato le ragioni dell'allontanamento dall'ex moglie. Massimo Ciavarro su Eleonora Giorgi. La separazione è stata dolorosa. L'ex re dei fotoromanzi all'italiana ha confessato a Caterina Balivo durante un'intervista a Vieni da me, in retroscena del suo inflazionato divorzio. Lei è la madre di mio figlio Paolo, e la nostra separazione è stata molto dolorosa. Lei aveva anche le sue buone ragioni, ha poi ammesso Massimo Ciavarro. La donna vuole manifestazioni di affetto, gesti continui, cose che io non esprimevo con i fatti. L'attore romano ha metabolizzato negli anni i motivi del progressivo logoramento nella coppia, e attualmente conduce una vita ritirata ed al riparo dai cacciatori di gossip. Ha infatti confessato alla testata, Oggi, di praticare con costanza le cure ayurvediche e la disciplina dello yoga. Faccio una vita ascetica. È la mia fuga da questo mondo impazzito e folle. Abbiamo di colpo le persone maciullate sulle porte di casa. Il Covid, la crisi economica, energetica. E già c'erano il consumismo, i social. Poi, io meno sto a contatto con la gente, meglio mi sento. Nonostante il fallimento della relazione, però, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi mantengono un rapporto di civile collaborazione, soprattutto per amore del figlio Paolo. La confessione di Eleonora Giorgi. La bionda attrice ha confessato nel programma di Rai Radio 2, I Lunatici, di aver sperimentato un ritorno di fiamma per l'ex marito a qualche anno dal divorzio. Separati da anni, eravamo tutti e due in Sardegna, vicino a Cagliari. Improvvisamente ho molto desiderato di tornare con lui, ha ricordato. Ci siamo ritrovati in spiaggia a guardare le stelle. La parentesi intima, che faceva eco alla loro esperienza sul set di Sapore di Mare 2, però, non ha avuto il medesimo esito del passato. Come spesso accade, non è accaduto nulla di ciò che si sognava. Il sogno non è svanito da parte mia, ma non era contraccambiato. Delle volte, l'altro nella nostra vita non è sempre tarato allo stesso momento. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.
We'll get on and go. I've never seen older men, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Or if there is just one more man, I am waiting for the dog.